Sì, oggi più che altro stiamo in qualche modo celebrando un modello integrato che parte sicuramente dall'attività delle istituzioni, quindi dalla Regione Puglia, però in forte collaborazione col QAM, quindi i medici che si occupano dell'Africa in particolare, e con l'Università di Bari. Tutto questo per creare appunto delle alternative o comunque delle opportunità tanto per i migranti ma anche per le istituzioni di lavorare in maniera appunto integrata, creando un vero e proprio modello che possa prendere in carico le situazioni ovviamente molto precarie e molto particolari che vivono insomma diversi nostri fratelli che sono insomma arrivati magari dall'altra parte del mondo nei diversi ghetti della nostra regione, che vanno che però assolutamente tutelati, garantendo loro una dignità e sicuramente un modo diverso di poter intendere anche la vita quotidiana, oltre che appunto l'aspetto sanitario, l'aspetto della prevenzione. Tutto questo insomma va visto appunto in una maniera assolutamente integrata, in collaborazione tanto con tutte le parti interessate, che siano le governative, che siano la regione, ma che siano anche l'università, che sia appunto anche il QAM, cioè laddove ci sono professionalità che possano avere una visione d'insieme, potendo agire e prendendo atto insomma di sicuramente situazioni che sono tanto complicate, tanto difficili, ma assolutamente da dover in qualche modo affrontare. E sicuramente anche l'OMS, che marzo scorso ha voluto diciamo premiare l'attività, il modello appunto integrato presente nei ghetti, soprattutto nel periodo della pandemia, in qualche modo ha voluto rappresentare un orgoglio, insomma un motivo di orgoglio e di stima per la regione, in quanto probabilmente l'azione e l'attività integrata appunto sono forse l'unico modo veramente per poter dare delle soluzioni reali a questi cittadini che arrivano appunto da fuori dal nostro paese, fuori dall'Italia, sperando qui di trovare un'alternativa.